Ciao amici del bosco, siamo tornati a visitare l'orto di Lorenzo per vedere cosa fa questa primavera. Ciao! C'è il tondo rosso leccese e il pomodoro galatina. Queste sono, se ne ha già messe, credo siano quasi 5.000. L'anno scorso se ne ha messe 7.000, queste sono 5.000. Di qua i porri sono 120 a plateau, sono 18 plateau. E finalmente qua c'ho la mia rucola selvatica, raccatterò i semi. Stiamo transitando dall'invernale al primaverile. Molte aiuole sono o coperte o sono state lavorate, cioè trinciato tutto. Qui abbiamo le uniche lattughe che mettiamo ora in primavera. In realtà quel trapianto dove sono un po' più grandi è a tre file, questa a due file, perché qui trapianteremo a maggio ora, prima che le lattughe saranno pronte, pomodori su doppia fila sfalzata, e quindi comunque le lattughe le teniamo in mezzo e riusciamo a avere due, diciamo, piante nello stesso momento sull'aiuola. Qui sono molto contento invece della nostra aiuola che è accanto al lotto dell'orto, dove c'è il ciliegio, calendula già in fiore. Qui c'è uva da tavola che sta ripartendo bellina. Tutto vetiver, consolida, altra uva da tavola, eleagni, tutti azoto fissatori. Questo si è preso da vivaio perché è un Eleagnus angustifolia, una varietà particolare si voleva. Questi altri qua si sono fatti da seme. In realtà non so più che varietà sono perché ho perso i bigliettini quando erano nel vaso. Laggiù, quelle terrazzine lì, quelle aiuole là in pietra, stamattina abbiamo seminato tre tipi di amaranto, di cui due sono semi che abbiamo fatto da noi, un altro l'ho preso da un orto botanico qua in Toscana, e poi abbiamo seminato due tipi di spinacio, lo spinacione e la triplex hortensis, sia verde che rosso. Ed è una delle varietà, diciamo, che mettiamo appunto di spinacio extra orto. Come scegli tutte le piante da mettere nel tuo orto? Le scegliamo di solito per la funzione ecologica che svolgono e anche il fatto se hanno comunque un minimo di possibilità di produrre qualcosa per noi. Abbiamo fiori che comunque appunto tipo la calendula, però spostiamo anche tantissime aromatiche, per cui abbiamo timo, altri tipi di piante come queste qui che sono l'eleagno, che è un azoto fissatore, quindi è una pianta che creerà un habitat, diciamo, no, per la fertilità nel suolo, proprio perché è un azoto fissatrice. Gli eleagni per esempio fanno delle bacche commestibili che nessuno usa, pochissime persone usano in Italia, che si possono però utilizzare, sono interessanti perché sono ricchissime in vitamina, ti fanno la bacca verso l'inizio dell'autunno. La ricerca è sempre su, prima magari sulle piante che sono al lato dell'orto e di sostegno alla fertilità e di creare quindi un habitat per insetti, per impollinatori, per piccola fauna. Nell'orto noi selezioniamo varietà cercando di scegliere o varietà antiche o varietà che comunque ci permettono di usare meno acqua possibile, quindi più rustiche. Le lattughe, mettiamo magari una foglia di quercia, una pesciatina, certi tipi di lattughe che trovi meno su un banco del supermercato, e però sono lattughe che hanno una crescita, che hanno una resistenza, se vogliamo, a certi sbalzi che ci possono essere, che ti permettono di avere comunque, magari in questo periodo primaverile, un po' di lattughe. In realtà noi poi transitiamo velocemente verso colture che sono già idealmente verso l'estivo, per cui ora stiamo trapiantando, vabbè, tutte le cipolle, e lì scegliamo varietà legate alla conservabilità, cipolle che comunque noi possiamo tenere da serbo. Noi abbiamo finito un mese fa di vendere le cipolle, abbiamo raccolto a luglio, poi stiamo mettendo giù porri. Anche lì per esempio sulle cipolle abbiamo scelto da vivaio, questa varietà si chiama Globurna, è una varietà campana, una varietà, diciamo, tradizionale campana, che è piatta, rosa e dolce. Sui pomodori è una scelta legata a differenziare molto la tipologia di pomodori che abbiamo. Noi lavoriamo moltissimo con pomodori ciliegini, per cui comunque vogliamo avere quella grande varietà. Quest'anno arriviamo a 34 varietà di pomodori ciliegini, alcuni anche molto simili, poi sono tutte varietà magari antiche che ci sono. È più una scelta di cercare di un po' vedere quelle che resistono di più alla siccità, al caldo. Noi l'anno scorso per esempio abbiamo notato che il datterino resisteva tantissimo. Magari invece l'altra varietà, un po' più tipo black cherry o qualcosa, è in realtà aveva più problemi col caldo. Per cui secondo me anche differenziare le varietà ti permette di garantirti quantomeno qualche pomodoro tu lo mangerai. Credo che in un orto la cosa più importante sia la flessibilità. Pensare di avere solo un prodotto, invece essere flessibile, averne tanti, che se ti producono di più li trasformi, se ti producono un po' meno ti garantisci comunque quella raccolta da vendere fresca. Da Lorenzo si trovano ortaggi insoliti, piante che non troviamo ovunque, ma sono tutte scelte per il loro sapore, sì, ma anche per il fatto che si adattano al territorio e anche ad un clima che è sempre più siccitoso. Ma è proprio il cambio di mentalità.
se tu non puoi più produrre lattughe, spieghi alla tua clientela che le lattughe non ci sono perché c'è la siccità. Perché la lattuga, faccio sempre esempio, la lattuga delle fragole, è acqua. Se io non posso fare lattughe, io ce l'ho ora su alla scoscesa lattughe. Noi le mettiamo appunto ora inizio primavera, a maggio le raccogliamo e finita. Lattuga non ce n'è più. Io non posso assumermi la responsabilità se lavoro in agroecologia, se lavoro in agricoltura rigenerativa, se ho un'impostazione, no, anche in permacultura, quindi ho delle etiche. Io non posso dire ma il mercato mi chiede le lattughe, gli do le lattughe. Perché è un controsenso, così le fragole. Le fragole sono un qualcosa che è buonissimo, ma non si possono produrre come si stanno producendo. Spesso vengono fatte in serra per anticipare, vengono fatte con la plastica in terra, cioè tutta una gestione che è un controsenso rispetto alla gestione di un ecosistema e della fertilità del suolo. Perché si ragiona sempre su il prodotto che devo riuscire a far uscire. Noi consumatori, cioè noi che mangiamo quel cibo, dobbiamo imparare a riconoscere il valore, non chiedere sempre le stesse cose, saper cogliere le occasioni che la natura ci offre. Qui vengono tutti i pomodori, per cui qui abbiamo trinciato oggi, c'erano i radicchi, finocchi in diviariccia, copriamo col telo, messo microrganismi, lasciamo andare fino a maggio e trapiantiamo. Gestione sempre poi esterna agli orti dei carciofi, che quest'anno stanno facendo già carciofi, che per noi è una rarità. Facciamo tutti questi gruppi di questa carciofaia diffusa, se vogliamo, no? Queste sono tutte le foglie d'olivo che vengono da un frantoio, che useremo come pacciamatura per i pomodori e in tutte i lotti qui. Abbiamo altre foglie d'olivo giù al parcheggio, porteremo su, useremo di là, negli orti di là. Perché queste qui, metti quei 5 cm di foglie d'olivo, ti fanno la pacciamatura, a fine stagione sono decomposte, creano suolo e apportano fertilità in modo incredibile. L'orto di Lorenzo si trova vicino ad un bosco, anzi è integrato dentro al bosco, ci sono tantissime pietre, vi abbiamo raccontato in un altro video come lui li utilizza, qui ci sono anche un sacco di muretti a secco. Tutte queste difficoltà sono diventate delle risorse. Il camminamento è tutto in fiore. Io ho sarchiato l'agli un mese fa, e ora non li tocco più, e tutto il camminamento in fiore in questo modo qua, di fatto, non tanto sull'aglio, non è che devi andare a fargli un controllo chissà quanto, in realtà tiene tutto il suolo coperto nel camminamento. L'aglio comincia a coprire, qualcosa rinascerà, qualcosa ricrescerà, però è bello perché praticamente il camminamento è tutto giallo, in mezzo c'è tutto l'aglio e ti crea questa copertura completa di tutta la terrazza. Perché l'orto può, anzi deve essere anche bello, guardate che meraviglia, cioè, perché dobbiamo avere sempre tutto nudo, all'essenza, guai se c'è vita, qui è tutto vivo, tutto bello, ma molto produttivo. E invece questa terrazza qui, c'erano qua cavoli e cime di rapa, sono, vedi, quattro aiuole, una è corta fino al mandorlo, le altre tre sono lunghe 35 metri e qui ora semineremo poi ad aprile fagioli e Moira che gioca con gli insetti, vero? Sembra giusto. E hai il camminamento qua, vedi, verde verde e poi c'hai il giallo dell'aiuola. E quelle lì sono tutte invece broccolette all'olio e se sono mandate a fiore perché alla fine si era finito di raccogliere, però si lasciano per comunque gli insetti impollinatori. Questa è una varietà, per esempio, broccolette all'olio, è una varietà del vivaio. Poi c'è il riccio di sarno e il minestra nera, sono tutte le varietà antiche di cavoli che loro hanno. Quando ci sono i ceci che faccio? Vengo qua, tiro su tutti i baccelli e butto in un sacco. E poi trebbio e pulisco il baccello, per cui sì, le piante addirittura si lasciano appunto tutte, radici e proprio pianta. E poi quando è il momento si trincia tutto. Però ci sono tutte le spontanee, sono tantissimi lampascioni, c'è tantissime varietà di piantaggio. Ora in realtà c'è la lanciolata e la minore, mi sembra, di piantaggio. Già ce n'è due di varietà. Questo orto è pieno di sorprese e qui c'è proprio la ricetta magica per avere ortaggi sempre forti. Allora, questo qui è il GGLF, Green Grass Liquid Fertilizer. Questo qua è erba di campo, questa qui. Sminuzzata, possono essere 5-10 cm massimo, c'è di tutto. Magari si sceglie tipo senape selvatica, piantaggine, se lo conoscete, cicoria. Poi c'è, ed è riempito per due terzi, ci sono ghiande che utilizziamo perché comunque avremmo dovuto mettere crusche e noi non abbiamo, per cui si farà fermentare la parte di ghiande, sono già vecchie, un po' semi-fermentate qualcosa. Poi qui c'è IMO4, che sono microrganismi indigeni fatti da noi un anno e mezzo fa. E praticamente è secco, quindi si polverizza, e questo qua lo aggiungiamo anche questo in modo che quando poi noi ora mettiamo acqua cominceranno loro a fermentare, a riprodursi, e cominceranno a degradare tutti i nutrienti, a estrarre i nutrienti dalle piante selvatiche che abbiamo scelto,
E poi c'è qua anche l'etame di piccione. Secondo la ricetta coreana ci vorrebbe pipistrello. Non avendo i pipistrelli, io metto l'etame di piccione che prendo dalla mia vicina di casa, ogni 2 mesi mi dice di andare a pulire il giardino con 10 kg di letame e so piccione volano qui nel Chianti liberi, per cui hanno, rispetto a un letame a una pollina, a me piace molto più il piccione perché ha un areale più ampio e quindi comunque ha una dieta molto, molto diversificata. Questo preparato lo riempiamo di acqua. Partirà una fermentazione, questo qui praticamente in 5-6 giorni sarà pronto, ma questo lo mettiamo direttamente in cisterna e lo usiamo in fertirrigazione. Questo è un estratto di azoto, potassio e tutta una serie di nutrienti che danno una mano in fase di trapianto, proprio perché le piante comunque dopo il trapianto magari un po' di stress ce l'hanno, irrighi con questo e gli dai una botta, si riprendono subito, per cui questo qui lo facciamo di solito in primavera in tutta la fase di trapianto e all'inizio dell'autunno quando facciamo l'autunnale. Per coltivare tante varietà, per recuperare gli ortaggi antichi, serve anche avere una serra. È molto importante poter produrre le proprie piantine. Noi qui facciamo zucchine, cetrioli e poi il prodotto che noi abbiamo di più sono i pomodori. Stiamo ripicchettando una trentina di varietà di pomodori ciliegini, ma non solo in realtà. Abbiamo il Brindemughe Naligao, che è stato indonesiano, Brindemughe francese, Indigo Cherry Drops. E lo facciamo sui nostri tavoli da serra, che sono fatti con l'elettrosaldata, che ripieghiamo, mettiamo sotto, è il modo più, diciamo, facile per costruire un tavolo che in più non trattiene l'acqua, quindi te lo scola bene. Qui c'è coriandolo, basilico, erba ghiaccio, una pianta che è molto interessante, tipo una pianta grassa, quella laggiù, sì. Si chiama erba ghiaccio perché ha delle palline tipo trasparenti, sembrano tipo brina sulle foglie. Poi qui ci sono tutte varietà di basilico. Basilico a foglie di lattuga, basilico rosso, 3900 di pomodori, diciamo, da vendere freschi, 1300, diciamo, di pomodori da salsa. E qui ricominciamo con pomodori ripicchettati ieri, che ora si spera che si riprendano dopo la ripicchettatura. È che ultimamente sono molti sbalzi di temperatura e la difficoltà è quella, tra la notte che ti gela e di giorno che ti arriva delle temperature esorbitanti. I semi ce li rifacciamo sempre noi, infatti è un errore, quest'anno abbiamo perso una varietà e la recupereremo in qualche modo tra amici che ce l'hanno e ricominceremo a riprodurre. Vi abbiamo riportato da Lorenzo perché qui c'è tanto da imparare, gli spunti ce ne sono dati parecchi, mettiamoci a recuperare le varietà, se ci riusciamo facciamo anche questi preparati che danno una spinta in più agli ortaggi e poi lui coltiva nel bosco, ve lo ricordo. Sì. Grazie della visita. Grazie a voi, grazie a tutti e a tutti, vi seguiranno e vedranno il video. Ciao. E mettete tanti like così poi Lorenzo ci ospita ancora. Ciao. Ciao. Dipende, se nel bosco piove due volte tutto dipende.